Questa è la storia di Tony. Aveva 14 anni, con una famiglia alle spalle, cresciuto in mezzo ai drammi. Lo conobbi una sera, giù nel muretto in piazza. All'inizio mi guardava con affare sospetto. Piacere, mi chiamo Marco. Posso sedermi? Ad ogni domanda che gli rivolsi, lui non parlò. Poi alzò lo sguardo, mi guardò dritto negli occhi e da lì si aprì. Mi disse di chiamarsi Tony, che era qui di passaggio, che scappò di casa con un solo paio di scarpe ed un messaggio. Si confidò con me della sua vita senza conoscermi d'altronde, segnando degli appunti su di un foglio con una matita. E sinceramente rimasi scioccato su quello che lui segnava. Continuava a scrivere ininterrottamente solo due parole. L'ho trovato. L'ho trovato. Che strano. Poi si alzò e dopo avermi raccontato di tutto quello che gli era successo, mi ringraziò, dandomi un bacio sulla fronte. Rimasi impietrito da quel gesto, perché non me l'aspettavo sinceramente. Ma prima di voltarsi e di andare via, mi sussurrò una cosa all'orecchio. Ore 14, stazione. Non dormi per tutta la notte, perché non riuscivo a trovare significato in quelle parole. Beh, il giorno dopo salvai un bambino che si stava per gettare sotto un treno. E la cosa bizzarra è che erano le 14 in una stazione ferroviaria. Per giorni e giorni girai come un pazzo per tutta la città per trovarla. Ma di Tony neanche l'ombra. Allora provai a cercarlo in rete, ma non trovai risposte. Solo una notizia che mi lasciò senza parole. Tony era morto. Non so quante lacrime versai per quel ragazzo. Ma la cosa che mi fece più strano è che quel ragazzo morì 3 anni fa. But how am I supposed to love you when I don't love who I am? And how can I give you all of me when I'm only half a man? 'Cause I'm a sinking ship that's burning, so let go of my hand. Well, how can I give you all of me when I'm only half a man?